Allora, prima di passare al caso tridimensionale, andiamo a fare un paio di esempi sui massimi e minimi vincolati nel caso bidimensionale. Ok? Allora, uno, prendiamo l'esempio 7.2 del libro di testo. Allora, un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi su una circonferenza C di centro d'origine che è raggio 1. Del campo gravitazionale è m per g per y. Okay. E questo va bene anche come segno, perché più il punto sta in alto, più è alto, anche se c'è il negativo, tanto quello è a meno di una costante unità, non è un problema. Quindi diciamo, se il punto scende nella coordinata y, allora la sua energia potenziale scende. Poi invece questa la chiamiamo E con G. Poi abbiamo E con M, l'energia della molla, non la chiamiamo M piccolo, se no sembra l'energia totale è uguale a mg y più 1/2 kx meno 1 quadro più y quadro. E noi dobbiamo minimizzare questa, dobbiamo fare il minimo di questa qui. Però attenzione che questo minimo è vincolato al fatto che x deve stare e p deve stare da solo. Qui dobbiamo fare questa è e di x, no? Dobbiamo fare il minimo di e di x, no? Per x, no? Parte della circonferenza c'è. Allora abbiamo
almeno due modi di fare, di risolvere questa cosa. Possiamo parametrizzare. Come vogliamo parametrizzare? Allora x uguale coseno di t e y uguale seno di t, visto che è una circonferenza, di centrologia di raggiungo, la circonferenza di centrologia di raggiungo. Allora questo problema diventa il minimo per t che appartiene a 0 per t greco, che è l'insieme di parametrizzazione della circonferenza rispetto al parametro t, di m per g per seno di t più un mezzo k che moltiplica 1 meno coseno di t al quadrato più seno quadrato. Qua ho cambiato il segno, ma è la stessa cosa perché c'è il quadrato. Uguale minimo per t che appartiene a 0 per t greco di mg seno di t più mezzo k. Allora qua quando inquadriamo abbiamo cos quadro più sen quadro che fa 1, poi abbiamo un altro 1 che è il quadrato di questo, quindi viene 2 meno 2 coseno. Vabbè, il 2 lo posso mettere in evidenza e semplificare, quindi è sempre minimo per t che appartiene a 0 per t greco di mg seno di t più, continuo qua, più un mezzo più k che moltiplica 1 meno coseno di t. Ok. Allora dobbiamo fare il minimo di questa funzione. Questa funzione adesso non è più vincolata perché diciamo non è più un problema di massimo minimo vincolato perché abbiamo introdotto il parametro, quindi semplicemente dobbiamo prendere questa funzione e cercare i punti massimi e minimi. In 0 questa funzione vale 0, in 2π greco uguale. Se andiamo a fare questa funzione la chiamiamo h di t, allora h' di t uguale a m g coseno di t più k seno di t. Dobbiamo guardare a 0 e quindi troviamo che tangente, allora avremo che coseno di t deve essere, vabbè, supponiamo che un altro coseno di t sia diverso da 0, poi vediamo che lo è. Abbiamo tangente di t uguale meno mg fratto k. Ok? E da questa equazione troviamo diciamo i due punti di equilibrio, che sarebbe in realtà quello di minimo sta qua, quello di massimo. Nel momento in cui noi andiamo, allora noi sappiamo che la forza è mg, quindi la forza agisce su questo pesetto di massa n, mg. Però quando andiamo
lungo la tangente, perché la forza normale orientata come il vettore normale al vincolo e è equilibrata un fisico dalla resistenza del vincolo. Ok? Quindi chi è T? T è questo qua. Cos'era di T? Seno di T parametrizza la circonferenza di questo peso. Quindi quest'angolo, vabbè, questo è 2π greco meno. Allora, io ho fatto l'angolo che sembra quasi 45 gradi, diciamo che se quest'angolo è piccolo, questo è sempre verticale, quindi quest'angolo è grande e quest'angolo è piccolo. Quindi questo qua è uguale a questo. Io cosa devo fare? Questa componente qui è mg per il coseno di t. Sarebbe coseno di 2π greco meno t, ma è la stessa cosa perché coseno di t. Allora, anche qui la forza che agisce lungo su di voglio controllare questa roba, cioè qui non vedete se sta più bene. Troviamo prima i due punti. So però anche il problema era molto facile, quindi. Quindi che ho y su x uguale meno mg K, e poi ho anche x quadro più y quadro uguale 1. E questa era la condizione che avevamo derivato dalla naturalmente coseno non può essere 0, perché se il coseno fosse 0 allora il seno sarebbe diverso da 0, siccome K è diverso da 0 questo non potrebbe essere soddisfatto. Potevamo con tutto, diciamo, avevamo tutto il diritto di dire che così hanno detto. Allora a questo punto io ho che y uguale meno mg su kx, quindi sostituendo sotto trovo x quadro per 1 più mg su k quadro uguale 1. Quindi se volete x quadro uguale k quadro fratto k quadro più mg al quadrato e x uguale più o meno k sulla radice di k quadro più m uguale a c quadro. Mentre invece y
viene meno più mg fratto la radice di k quadro c quadro. Allora, cosa possiamo fare per controllare questo esercizio? Adesso lo rifacciamo anche in un altro modo, con i massimi, con i moltiplicatori di Lagrange. In realtà io quando ho determinato questa condizione sapevo solo che questi erano punti stazionari. Tuttavia, quando vado a sostituire queste coordinate, mi rendo subito conto che qua c'è il mi, qua la funzione vale a 0, qua la funzione geodesiale sicuramente è negativa, qua diciamo la mia funzione di energia totale potenziale è positiva e quindi sicuramente là c'è il minimo e là c'è il massimo. Questo è un altro. È facile, di facile verifica. Cosa posso fare per controllare, prima di rifare l'esercizio in un altro modo, per controllare se il dato ho fatto bene? Allora, un ragionamento, posso vedere se si equilibrano le forze. Ok? Allora dovrei calcolare questa forza e ci vuole un po' di tempo perché devo calcolare anche questa direzione e poi devo calcolare la proiezione qua sopra e far vedere che questa è uguale a m, insomma all'opposto di questo. Però si fa. Ci sono modi più veloci per controllare? Beh, qualche cosa si può fare. Innanzitutto possiamo andare a vedere che succede quando, secondo voi, che succede quando k è uguale a 0, è come se la molla non ci fosse. Questo ci fa capire anche perché ci sono due punti di equilibrio, uno è il minimo e uno è il massimo. Uno, questo è un punto di equilibrio stabile e questo qui è un punto di equilibrio instabile. Adesso spiego perché. Se k uguale a 0 mi viene x uguale 0, no? E viene y uguale meno più 1 e torna, perché se la molla non c'è, la pallina sta in equilibrio stabile qui oppure qui, no? Vedete qui, se vedete la forza è completamente compensata dal vincolo, quindi però se io sposto un pochissimo la pallina, poi la pallina. Qui invece se sposto più poco la pallina ritorna dove era. Che cosa invece succede se k uguale a infinito? Cioè va a infinito, se k è molto grande. Se c'è una molla molto dura, praticamente la pallina non si muove da qua. È lento. No? Se la molla ha una costante k enorme. E al limite non si muove proprio da questa posizione. Ok? E che cosa otteniamo? Se k va infinito è come se mg andasse a 0, quindi qua otteniamo più o meno 1 e qua otteniamo 0. E infatti se la in questo caso le posizioni di equilibrio sono queste e queste. Perché c'è anche questa posizione di equilibrio? Qua voi avete un equilibrio tra la forza di gravità che porterebbe la pallina giù e la forza del vincolo che porterebbe e tirerebbe dall'altra parte. Vedete, la forza del vincolo agisce lungo questa congiungente, quindi proiettandola lungo la componente tangente alla mia circonferenza ottengo una forza che va nell'altro senso. E a un certo punto anche qua si realizza l'equilibrio, dove si realizza l'equilibrio esattamente l'altro punto, no? Quello che ha la coordinata y positiva. Ok, tuttavia questo non è un punto di equilibrio stabile, perché se io sposto la posizione di qua prevale questa e quindi tendo ad allontanarmi dalla posizione di equilibrio e quindi tendo ad andare dall'altra parte. Se vado da quest'altra parte prevale questa forza e quindi anche in questo caso tendo ad allontanarmi dalla posizione di equilibrio e quindi
diciamo, per piccole perturbazioni l'equilibrio non viene ripristinato, quindi si parla di equilibrio instabile. Ok? Quindi questo è un esercizio molto semplice. Andiamo a farlo, lasciamo soltanto le coordinate della x e della y, ne lasciamo soltanto la e cancellata, non la riscrivo. Andiamo a farlo con i massimi, con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange io devo scrivere la funzione da massimizzare o minimizzare, quindi devo scrivere un'altra volta m g y più un mezzo k x meno 1 quadro più y quadro più lambda, un moltiplicatore perché c'è un vincolo, io sono costretto a muovermi su, diciamo, a far muovere la pallina lungo questa circonferenza. L'equazione del vincolo è x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0, quindi si mette il primo metodo dell'equazione. E questa è la mia funzione h o l di y. Ok? Adesso che devo fare? Devo andare a studiare i massimi e minimi liberi di questa funzione. Allora devo prendere il gradiente e lo devo annullare, quindi devo fare che h in dx questo è uguale a k per x meno 1 più 2 lambda x e lo devo uguagliare a 0. Poi devo fare che h in dx è uguale a mg più ky più 2 lambda y e lo devo variare a 0. Poi devo fare di h in de lambda uguale a x quadro y quadro meno 1 e lo devo variare a 0. Allora, come vedete, l'ultima equazione è quella del l'ultima equazione è proprio quella del vincolo, quindi mi garantisce che mi sto muovendo su qui. Le prime due equazioni invece mi garantiscono, questo sarebbe il gradiente della funzione e però portando questo dall'altra parte viene meno 2 lambda, scusate, viene meno lambda per 2x, 2y, 2 viene lambda per 2 lambda per meno x, meno xy è orientato meno di lambda per xy, xy è il vettore normale, quindi mi dice che il gradiente della funzione è orientato come il vettore normale, parallelamente al vettore normale. Vabbè, allora risolviamo questa equazione. Allora io y, anzi ricavo lambda, lambda è uguale a, lo posso ricavare sia da sopra che da sotto. Allora io ho meno 2 lambda x uguale k per x meno 1, e poi ho meno 2 lambda y uguale mg più ky. Ok? Quindi se allora, che x sia diverso da 0, posso vederlo da qua, perché se x è uguale a 0, questo è diverso da 0, quindi qua viene 0. Che y sia diverso da 0, lo posso vedere pure da qua, perché altrimenti ottengo mg uguale a 0. Quindi posso dividere per x e per y, quindi ottengo k x meno 1 fratto
quindi viene mg su y uguale meno k su x, mg su y, poi c'è k, questo è k, quindi viene meno k su x, e quindi viene ribaltando, viene y su mg uguale meno x su k, che è l'equazione che avevamo prima, cioè y uguale meno x per mg su k. Y su x uguale meno mg su k, dalla quale poi si era trovata la soluzione. Ok, quindi tranne il dettaglio di fare un conticino, questo qua è un problema bidimensionale molto molto semplice. Adesso invece ne facciamo un altro ancora. Fate attenzione, perché qua voglio esprimere un concetto che non è, diciamo, non fa parte per forza del problema, diciamo, della massimizzazione, della minimizzazione su un minimo, però è un concetto molto importante quando andiamo a fare il massimo o il minimo di una funzione su un insieme, su un sottoinsieme compatto di R2. Allora, adesso andiamo a descrivere un insieme di tipo, ok? P è l'insieme delle x, y appartenenti a R2, tali che, e qua c'è un bel sistema. Questo esercizio non esattamente questo, i numeri non erano esattamente questi, però è stato dato a un compito più di una ventina di anni fa e i ragazzi sono messi a piedi. Lo vediamo perché. Allora, cominciamo a dire che x quadro più y quadro deve essere maggiore o uguale a 1, che vuol dire devo stare al di fuori del cerchio di raggiunto, il centro di raggiunto, sto al di fuori di questa zona. Poi prendiamo a quale raggio è 1, prendiamo il punto di coordinate meno 2, 2 e il punto di coordinate 2, 2. Questo è il punto di coordinate 2, 2. E questo è il punto di coordinate meno 2. Diciamo che devo stare anche qui a distanza di 1 maggiore da questi due punti. Quindi avrò x meno 2, 2 meno dentro la parentesi, quindi avrò x più 2 al quadrato più y meno 2 al quadrato maggiore o uguale di 1, e poi avrò x meno 2 al quadrato più y meno 2 al quadrato maggiore o uguale di 1, cioè ho fatto gli occhi. Questo è il naso. Ora facciamo la testa. Quindi sto fuori degli occhi, fuori del naso. Allora, per fare la faccia mettiamo x quadro più y quadro minore o uguale di 16. Quindi prendiamo il cerchio di raggio 4, qua siamo a 2, qua siamo a 4. Ok?
guardate che ho fatto un po' male, se figuri. A parte di sotto sicuramente scende parecchio di più. E questo è 1, 2, 3, 4, già è scarso. Vabbè, la figura è fatta un po' male, ma non è niente, ma non è importante. Ma questo è tiraggio 4. Adesso ci dobbiamo mettere la bocca. Per mettere la bocca io metto due, allora qua siamo a meno 1, qua metto meno 2 e meno 3. Allora, semplifico perché là l'ho fatto con due parabole, qua faccio una bocca più semplice. Dico che prendo la parabola S uguale insieme delle XY tali che la Y sia compresa, allora mettiamoci due parole, mettiamo un po' pessimista però perché sennò non si vede. Lo scrivo qua sotto di S. Se la volete fare un po' un po' più normale, dovete abbassare questi fichini. Qua ci mettete uno, poi ci mettete un mezzo. Allora, chi è T? T è questo insieme intersecato R2 meno S aperto. Quindi io devo stare dentro la faccia, diciamo, dovete togliere tutta la zona tratteggiata, dal cerchio dovete togliere tutta la zona tratteggiata, ok? Bene. Dopodiché
perché dovete dare tutta la zona tratteggiata? Qua c'è scritto che sto dentro la faccia, qua c'è scritto che sto fuori del naso, fuori dell'occhio di sinistra e fuori dell'occhio destro, diciamo di destra guardando di sinistra. E poi qua c'è scritto anche che sto al di fuori della bocca. Quindi è un insieme. Se voglio descrivere la frontiera di questo insieme, di quanti vincoli ho bisogno? Non tutti insieme, chiaramente, uno alla volta, però allora, uno per descrivere la circonferenza esterna, uno per descrivere ciascuno tra occhi, occhio sinistro, occhio destro e bocca, uno, una parabola per descrivere il labbro superiore, una parabola per descrivere il labbro inferiore, e poi abbiamo i due punti di intersezione delle due labbra. Chiaro? Adesso voi su questo insieme D dovete fare il massimo di questa funzione qua. Di, vediamo un po', prendiamo x meno 2 al quadrato più, la facciamo massimo minimo di 10x meno 2 al quadrato più 10x meno 2 al quadrato più x per xy appartenente a. Vabbè, qua ho messa quella che avevo dato al compito, era meno evidente, perché adesso tramite un piccolo ragionamento sarà evidente che qua cosa succede, quindi era più nascosto, quindi bisognava fare i conti, però il concetto era sempre lo stesso. Allora, il problema qual è? Cosa dice la teoria? La teoria dice che io devo andare a valutare i punti stazionari interi. Andiamo a valutare i punti stazionari interni. Allora, per valutare i punti stazionari interni io devo fare, questa è la mia f di xy, no? Devo fare 20 per x meno 2 più 1 uguale a 0 e poi devo fare 20 per y meno 2 uguale a 0. Qua derivata rispetto a x, derivata rispetto a y. Allora qua vedete che ottenete y uguale 2, qui ottenete x uguale 41 ventesimi, che sarebbe 20x meno 40, no, meno 39, 39 ventesimi. 20x meno 40 più 1 fa meno 39, porta all'altra parte, diviso per 20. Quindi ottengo un unico punto stazionario che sta qua. Scusate, sta qua. X poco più piccolo di 2, la y è esattamente 2. Cioè è quasi il centro della diversa. L'ho spostato poco. Nella funzione che diede al compito capitava nell'occhio sinistro, ma diciamo la funzione non era così semplice, era sempre mi pare un polinomio di secondo, grado, però era capitato in maniera più casuale. Quindi l'unico punto stazionario non sta in T. Allora cosa ci dice la teoria? La teoria ci dice che a questo punto io devo andare a cercare punti stazionari interni, non ci sono, devo andare a cercare i punti stazionari sulla frontiera. Secondo lo schema che abbiamo fatto. Quindi cosa dovrei fare? Dovrei andare a sostituire 1, 2, 3, 4, 5, 6 parametrizzazioni,
trovare eventuali punti stazionali che stanno su queste circonferenze, quattro circonferenze con questi due archi di parabola, poi confrontare la funzione di tutti questi punti stazionali e nei due punti degli angoli della bocca, diciamo dei vertici, dove si intersecano i due archi di parabola, fare a quel punto fare il massimo e il minimo. Capite bene che è un suicidio, no? Soprattutto se avete un tempo limitato. Però attenzione a cosa vi ho chiesto. Io vi ho chiesto il massimo e il minimo, quali? Assoluti. A me interessano solo il punto di massimo e il punto di minimo. È chiaro? Allora, cominciamo a fare questo problema più semplice. Cominciamo a fare il problema cerchio. Allora, per quanto riguarda il minimo sul cerchio viene proprio come punto di primo. E quindi non va bene. Andiamo a fare. Io chiamo C uguale all'insieme delle xy, tali che x quadro più y quadro è minore o uguale a x di C. Andiamo a fare il massimo di sarebbe proporzionale alla distanza al quadrato dal punto 2,2. Quindi più è grande la distanza dal punto 2,2 meglio sto. Quindi secondo voi, se non ci fosse x, il massimo dove sarebbe? Il punto più distante dal punto 2,2 sta da questa parte qua, questa zona qua, diciamo. Ok? Il punto più vicino punto 2,2 è 2,2, dove la funzione vale 0. Ora, l'aver aggiunto x è una piccola perturbazione di questa funzione. Quindi, a occhio e croce, mi sposta di poco il minimo e il massimo. Infatti il minimo abbiamo già trovato, è il punto 39 ventesimi di 2. Su tutto il cerchio. Il massimo si sposterà di poco da laggiù, quindi sarà sempre da quelle parti. Adesso avremo un problema. Il problema è che il minimo non sta nel mio insieme T. Per quale motivo? Allora, cominciamo a ragionare sul massimo. Se io qua trovo un punto che è di massimo per quella funzione f su tutto il cerchio, secondo voi il massimo
E questa funzione f su t chi è? Sempre qui. Allora, se io ho uno che è il più alto, il ragazzo più alto in tutta la corte degli studenti di analisi, poi comincio a togliere, vabbè, togliamo quelli che hanno preso meno di 27 a informatica, poi mettiamo quelli che sono che tifano per la Juve, poi togliamo quelli che c'è, ne tolgo un po' a spazi, ma se era il più alto prima, dopo che ho tolto questi ci rimane, sarà ancora il più alto, no? Quindi nel momento in cui io vado a trovare il massimo, lo trovo qua, io di studiare, di andare a togliere l'altro occhio, questo occhio e la bocca, non mi interessa più. Perché se questo è il massimo su tutto il cerchio, ma è anche il massimo su tutto, ci sta, non sta qua dentro. Allora, cosa mi interesserà invece togliere? Questo. Perché qua il minimo sta qua dentro. Allora, siccome non va bene perché non è il minimo su T, perché non appartiene a T, allora devo andare a togliere l'insieme che lo contiene. Una volta che ho tolto l'insieme che lo contiene, il minimo mi andrà a finire queste parti, perché la distanza non sarà proprio sarà la distanza da questo punto sostanzialmente, la distanza da questo punto è minima qua. Okay? Ma adesso, una volta che avrò tolto solo quest'occhio, che guardando per me è quello destro, il suo come suo è sinistro, ma una volta che ho tolto solo quest'occhio e io ho trovato che il minimo sta qua e il massimo sta qua, quali saranno i punti di minimo o di massimo su tutto T? Questo e questo. Quindi io non avrò bisogno in alcun modo di andare a studiare la funzione togliendo questo insieme, togliendo questo insieme, togliendo questo insieme. Cioè praticamente dovrò studiare la funzione soltanto su questo vincolo e su questo vincolo. Quindi dei 6 vincoli che avevo messo, che descrivono pezzi di frontiera, ne devo utilizzare soltanto 2. Quindi quella è, come dire, disegnate insieme, eccetera, eccetera, poi quando andate a fare massimo e minimo, accorgete che di vincoli ne dovete studiare soltanto 2. È chiaro? Questo è un punto molto importante, cioè la teoria dice una cosa, però non dice che devi staccare la spina del ragionamento. Se tu hai un insieme molto complicato e devi fare il massimo e minimo su un insieme molto complicato, però ha un insieme che lo contiene più semplice, allora prova a fare il massimo e il minimo là sopra. Poi se i punti di massimo e di minimo non stanno dove dovrebbero, cioè al di fuori delle zone predette, e allora ci togli mano a mano. Cosa poteva succedere? Quando vedremo, andiamo a fare il minimo, tolgo quest'occhio e il minimo passa qua. Se la funzione fosse stata di un altro tipo, io fossi stato sfortunato, questa funzione poteva, il minimo, una volta tolto questo, passava qua dentro. Poi tolto questo, passava qua dentro. Tolto questo, passava qua dentro. Allora, a quel punto, effettivamente, a uno a uno li dovevo studiare tutti. Cioè, può darsi che effettivamente io sia sfortunato e alla fine li debba studiare tutti. Ma, in molti casi, questo non succede. Chiaro, dovrei avere una funzione tale che qua c'è un minimo locale, poi qua c'è un minimo locale che è anche il minimo assoluto, qua c'è un minimo locale un po' più alto, qua c'è un minimo locale un po' più alto, qua c'è un minimo locale un po' più alto, poi il minimo su tutto insieme, tutte queste zone, è ancora più alto. Chiaro? Ma non è così. Questa funzione è il grafico di un paraboloide, questo paraboloide ha il centro qua e quindi il minimo, tolta questa zona, il minimo verrà qua, e il massimo verrà. È chiaro? Adesso andiamo a fare l'esercizio. Avete capito bene quello che sto per fare? No? Io devo fare, all'inizio devo fare questo. Allora, per fare questo, io posso, allora questo qua, il punto di minimo già l'ho trovato, 39 ventesimi 2,
Questo qua lo posso anche scrivere così, max x, y appartenente a c di qua posso scrivere 10y meno 2 al quadrato, qua vedo più 10 x quadro meno 4x più 4 e poi posso mettere più un decimo, ok? Perché ho la x che sta fuori l'ho messa dentro, c'è 10 meno x. Allora, quindi posso scrivere il massimo per x, y appartenente a c di 10 x meno 2 al quadrato più 10, qua posso scrivere x quadro meno 41 decimi x, qua ci posso mettere più 41 ventesimi al quadrato. Che cosa devo togliere? Qua devo, siccome io avevo, scusate, qua c'è un decimo di x, quindi non 41, 39 ventesimi al quadrato, e poi qua devo aggiungere il 40, perché qua in realtà c'era 40 come termine noto, e poi devo togliere questo, quindi devo togliere meno 39 al quadrato fratto 40. Questo sarebbe 39 al quadrato fratto 400 per 10, sarebbe 39 al quadrato fratto 40. Quindi se andate a sviluppare, x quadro ce l'avete, meno 40 più 1 decimi, quindi meno 39 decimi x ci sta, e poi deve uscire 40. Allora, invece di uscire 40 vi esce questo numero, quindi lo togliete e ci mettete 40. Questo per farvi vedere che cosa? Che la mia funzione è il massimo per x, y appartenente a c di 10 che moltiplica y meno 2 al quadrato più x meno 39 ventesimi al quadrato più questo numero qua, lo chiamo C0 per brevità. È un numero un po' più piccolo, un po' più grande di 0, no? Questo qua è leggermente più piccolo di 40. Ok? Bene. Allora, qual è l'unico punto che minimizza questa funzione? Questa funzione è una somma di quadrati. Meno di 0 non può valere. Il punto 2 nella y e 39 ventesimi nella x, quindi il punto 39 ventesimi 2, chiamiamo P min su c, è il punto di minimo della funzione su c. Ok? Bene, quindi senza fare nessun derivato secondo, si vede, a occhio. Se volete fare l'essiano, vedete che l'essiano è positivo, quindi in quel punto, diciamo, definito positivo, quindi in quel punto stazionario, tranquillamente. L'essiano vale 2, quindi 2, 0, 0, 2. Due volte di derivato. Quindi, sicuramente, e poi f di p min, quanto fa, secondo voi, nel punto di minimo, qua questo viene 0, c con 0. F di P min è c con 0, cioè 39, 40, meno 39 al quadrato, fratto 40. Non lo calcolare.
qua, se lo fate, dovrebbe essere 79 centesimi. 39 quadrato è 38 per 40 più 1, quindi ci manca, vai a 40 quadrato, ci manca 80 meno 79. Ok, questo è il valore minimo su C, che sta in un punto che non sta in D. Andiamo a vedere il massimo. Per vedere il massimo dobbiamo studiare la funzione sul vincolo esterno, che in G è questo. C c'è un solo punto, la frontiera del centro, cioè la circonferenza. Quindi dobbiamo andare a studiare la nostra funzione su questa parametrizzazione. Allora, dobbiamo andare a sostituire x uguale 4 coseno di y uguale 4 seno di t. Quindi dobbiamo fare il massimo e t naturalmente vale tra 0 e 2t greco come prima. Dobbiamo fare il massimo stavolta di 10 per 4 coseno di t meno 2 al quadrato più 4 seno di t meno 2 al quadrato più 4 coseno di t. Allora, quanto mi viene? E t appartiene all'intervallo 0 più 2. Saliamo un po' questo, ricaviamo una riga qua sotto, quindi non sono molto alto. Uguale massimo per t appartenente a 0 2 t greco di che cosa? Adesso quando vado a fare il quadrato, qua mi viene 16 cos 4 più 16 sin 4 fa 16, poi qua c'ho 4 più 4 che fa 8, quindi 16 più 8 fa 24, 10 che moltiplico 24 meno 16 coseno di t meno 16 seno di t più 4 coseno di t. Quindi viene massimo t che appartiene a 0 2 di greco di 240 meno 156 coseno di t più 160 meno 160 seno di t. Anche qui, se volete, vabbè, il punto 0 di greco è un punto solo, ma potete sostituire t uguale a 0, quindi questo viene 0, questo viene 1, e la funzione in questo punto la valutate, ma giusto per farà 84, ma giusto per completezza. Andiamo a vedere invece di prendere questa funzione, derivarla e guadagnarla a 0. La funzione come al solito la chiamiamo h di t, h' di t uguale 156 seno di t meno 160 coseno di t uguagliato a 0. Questo mi dice seno e coseno non possono essere uguali a 0, perché altrimenti banalmente l'equazione non è verificata. Quindi porto dall'altra parte, divido e quindi trovo tangente di t uguale allora io accendo questo uguale a questo
tangente di t uguale a 160 fra 156. Cioè, se volete, è 40 su 39. È un po' più grande, leggermente, poco più grande. Ok? Ma tangente di t che è y su x. Quindi noi otteniamo che y su x è uguale a 40 30 mesi. Da questo è esattamente come l'esercizio precedente, no? L'intersezione di una retta. Allora, questa retta è poco più grande di 1 perché? Perché effettivamente il punto più lontano sta sulla, il punto più lontano da questo, vabbè, pure fatta male, il punto più lontano in G, allora questo punto qua 39 in tesi 2 era fin, adesso se vi ricordate la funzione da massimizzare, la funzione da massimizzare, vabbè, qua l'avevo riscritta in un altro modo, poi l'ho cancellato, però non è altro che la distanza da b min al quadrato più c0. Ok, infatti in b min faceva c0. Allora, quando è che è massima? Quando sarà massima la distanza da b min. E la distanza da b min in c qual è? Diciamo, se io prendo la circonferenza dicendo questo punto e di raggio questo, dove questa è la congiungente che va tramite la retta che passa tramite l'origine, allora che cosa scopro? Scopro che qua, questa circonferenza è tangente, insomma questo punto qua è il punto di distanza massima, no, perché quando vado a fare una circonferenza che sono i punti che hanno la stessa distanza al primo, quella circonferenza con, diciamo, il cerchio che descrive contiene questo, e quindi questo è ovviamente il punto di massima distanza. Sì. No, se io prendo qua e faccio questo raggio, queste due hanno i due raggi di queste due circonferenze sono allineati, quindi la normale è allineata, la tangente è allineata, vuol dire che, però questa ha un raggio maggiore, quindi ha una curvatura minore, quindi questa qua contiene, e quindi che vuol dire? Che questo punto è il punto di massima distanza, questa è la curva di livello della distanza e anche della distanza al quadrato, e quindi la curva di livello lascia insieme tutto dalla stessa parte, quindi questo è P max. Torna? Abbiamo fatto errori? Probabilmente no, perché ricordate che il punto era stato spostato poco a sinistra, che vuol dire che la tangente è poco più grande, qua la x è diminuita, la y è rimasta costante, e quindi y su x è leggermente aumentato. Infatti y su x 2 fratto 39 esimi è proprio 40 39, e ci siamo. Ovviamente c'è anche quest'altro punto, ma questo qua sarà un punto di, se andassimo a fare la curva di livello di quella funzione di minimo, abbiamo detto che è la circonferenza, stavolta la tangente sarebbe interna, che vuol dire che questo qua è un punto di minimo locale se mi muovo solo lungo la circonferenza, ma non è un punto né di massimo né di minimo se mi muovo su tutto T, perché nel momento in cui ho da questa parte la funzione vale di più, da quest'altra parte la funzione vale di meno, quindi questa zona la funzione vale di meno, se vi ricordate il discorso di ieri. Quindi succede che effettivamente io ho trovato, ho trovato che su tutto, su questo vincolo esterno ho un punto di massimo che è questo qua, poi avrei un punto che è soltanto di minimo locale sulla circonferenza che non mi interessa. Quindi il punto di massimo è quello che mi risolve l'equazione tangente di t uguale 40 39esimi, che sta su questa circonferenza e che ha tutte e due le coordinate negative. Il resto, il dettaglio lo fate voi. Quindi B max sta qua.
Andiamo a vedere però dove sta il nuovo Pimin. Pimin, dove sta? Io stavolta devo andare a studiare la funzione su questo vincolo, perché mi interessa rimuovere, no, il minimo della mia funzione sulla circonferenza esterna era questo, ma che non era un minimo su t. Quindi questo non è, perché se era il minimo su t mi fermavo, no? Ma non è il minimo su t perché abbiamo detto da questa parte la funzione scende. Allora, da questa parte la funzione scende e sta puntando proprio verso l'insieme che ho, diciamo, in cui stava giustamente il minimo precedentemente. Allora, cosa devo fare? Devo rimuovere questo insieme. Per rimuovere questo insieme devo andare a studiare la funzione su questo vincolo. Quindi stavolta la funzione è sempre la stessa, ma la parametrizzazione cambia. La parametrizzazione stavolta è x uguale 2 più coseno di t, y uguale 2 più seno di t. E questa è la parametrizzazione della circonferenza di raggio 1 e di centro 2, 2. Quindi, e t come al solito è compreso tra 0 e 2 pi greco. Quindi stavolta devo andare a fare il massimo per t, cioè il minimo, scusate, stavolta mi interessa, per t appartenente a 0, 2 pi greco, di che cosa? Quando vado a sostituire qua viene 10, che moltiplica cos 4 di t più sen 4 di t, più 2 più cos t. Quindi mi viene 12 più coseno. Cos 4 si uguale fa 1. E cosa mi dice questo? Quando è che questo è minimo? Beh, tra 0 e 2 pi greco il coseno è minimo per t uguale a pi greco quando vale meno 1. Quindi questo è uguale, questo, diciamo, massimo, scusate, minimo per t appartenente a 0 e 2 pi greco di questo, che fa 11. Perché il nuovo, chiamiamolo Pimin primo, Pimin primo è quello su t, il punto di minimo su t sta qua. Perché sta qua? Perché io, diciamo, la funzione era la distanza rispetto a questo centro che era 39 ventesimi 2, 39 ventesimi 2 sta semplicemente spostato verso sinistra di poco a poco e il punto più vicino adesso è questo qua. Ragionamento simile. L'ho spostato da questa parte, quindi quando stavo al centro era equidistante dal punto di questa circonferenza, l'ho spostato poco a poco proprio per avere un punto di minimo unico, che è questo qua. E su questo punto la funzione l'abbiamo calcolata. Quindi questa qui è f del punto 1, 2. Se io ci metto 1, 2, qua viene 0 più 10 più 1. Quindi noi abbiamo che su tutto t il punto di minimo è questo p' minimo, il punto di massimo è questo p max, che viene andando a sostituire questa condizione mentre il sistema con l'altra, quindi le coordinate che potete fare, e il valore della funzione già l'abbiamo calcolato. E quindi questo esercizio era sorprendentemente abbastanza semplice se uno lo faceva nel modo giusto. Certamente se io pretendo di andare a studiare la mia funzione anche qua sopra, qua sopra, qua sopra, oddio, questa funzione è ancora molto semplice perché appunto rappresenta la distanza quadrata più una costante da questo punto qua. Quindi qual è che si potrebbe anche studiare il 448 sugli altri. Però
3 minuti l'uno per Sefa, altri, diciamo, 5 minuti l'uno per Sefa, un'altra mezz'ora. Ma a parte questo, se la funzione fosse stata un attimo più complicata, qua invece di metterci un certo tempo avremmo messo molto più tempo e quindi ovviamente dovendolo fare per... Però il principio era sempre lo stesso, una volta che, diciamo, se tocco solo una zona, il massimo e il minimo sul cinema in questa zona stanno anche al di fuori delle altre zone, sta posto. Addirittura se non tocco nulla, se il massimo e il minimo succede, stanno fuori delle zone che devo rimuovere, sta posto. Ho trovato già i punti massimi. Vabbè, adesso facciamo una pausa.